un magnifico patrimonio, il patrimonio artistico dell'Intis, che è stato donato a questa nobile istituzione che si occupa di aiutare i meno abbienti dall'Ottocento a oggi. E questo patrimonio comprende opere, pensate, dal 500 al 600 fino agli artisti contemporanei. Si tratta di artisti veneziani, napoletani, romani, olandesi e naturalmente giuliani. Tra i giuliani abbiamo delle eccellenze come per esempio Umberto Veruda, presente che poi vedrete in mostra con una fruttivendola veneziana veramente magnifica e con il ritratto di un vecchio ospite dell'Intis di quando l'Intis si chiamava ancora Istituto dei Poveri. Ma abbiamo anche personaggi come per esempio fra gli artisti Guido Grimani, che è stato coevo praticamente di Veruda e ambedue si sono formati all'Accademia di Belle Arti di Monaco. E questa presenza di tutta la mostra significa l'anima antica di Trieste e la sua abitudine centro-europea, ad essere al centro dell'Europa. Per volontà del presidente Raffaella Del Punta è stato editato un bellissimo e corposo catalogo che porta in copertina proprio una marina di Grimani, che poi è il logo, il filo conduttore della mostra, in cui Daniele Danza e Matteo Gardonio, due studiosi, hanno per la prima volta catalogato scientificamente tutte le opere del patrimonio artistico dell'Intis. C'è poi, e condurremo dopo brevemente, a destra una sala antica con le volte come questa, in cui sono state selezionate di queste 200 dipinti e grafiche 30 tra le più prestigiose opere del patrimonio artistico e dell'Intis, e vedrete che meravigliosa eleganza vi verrà proposta in questa sala. E poi passeremo, prima di arrivare lì, forse voi l'avete già vista, nel cosiddetto Pantheon dei Benefattori, dove sono appunto tutte le statue, i busti di questi grandi personaggi della Trieste, soprattutto dell'Ottocento, come De Tonello, De Alimonda, che fu un grande benefattore d'arte dell'Intis, l'economo, il barone Revoltella, Saul Modiano, gli Oblasser, eccetera. Poi nella sala maggiore, al primo piano, ci sarà una rappresentanza e anche in un corridoio qui dell'Intis dell'arte contemporanea. Bene, una domanda a colei che effettivamente io credo di poter definire come Deus ex machina di questo ritorno all'arte dell'Intis, il presidente Raffaella Del Punta. Com'è che l'ente si trova ad avere questo ingente patrimonio? Intis ha quasi 200 anni di storia e in questi 200 anni ha avuto, soprattutto all'inizio, importanti lasciti da parte dei benefattori. Uno fra tutti, in principio, fu Domenico Rossetti, che tramite il circolo di Minerva andò appunto ad incentivare la creazione di questo ente, e intorno a lui tanti altri illustri benefattori che fecero dei lasciti notevoli, che si affiancarono poi a lasciti anche di comuni e privati cittadini. Poi ci furono importanti sostegni ovviamente anche pubblici, sia locali che statali. Il tutto andò a costituire questo grande patrimonio che però per una fetta di storia venne anche monetizzato, perché c'era l'esigenza appunto di produrre fondi utili da riversare sull'assistenza delle persone di cui questo ente si occupava. Ente che si è occupato di situazioni diverse di bisogno, che sono cambiate così come si è evoluta la nostra società e si sono evoluti i bisogni di assistenza che in essa venivano rappresentati, e si è evoluto poi anche il patrimonio stesso. A questo punto, quest'anno, non a caso, visto che appunto si festeggiavano i 150 anni della sede all'interno della quale tutt'oggi l'azienda si trova, abbiamo ritenuto opportuno andare a dare giusta valorizzazione a questo patrimonio,
perché era poco conosciuto dalla collettività, dalla cittadinanza, poco conosciuto anche all'interno dell'ente, perché effettivamente eravamo partiti con un'idea che non era così completa, ma si era iniziato a ragionare su una raccolta fotografica. Quindi abbiamo detto, bene, immortaliamo con delle belle immagini quelle che sono le opere d'arte, dipinti, statue del, appunto, del Pantheon, dei benefattori di cui prima parlavi, Marianna, e abbiamo deciso appunto di iniziare a fare questo lavoro. Facendo il lavoro siamo rimasti noi stessi sbalorditi dallo spessore e dal prestigio di queste opere. Abbiamo scoperto firme di rilievo e quindi è iniziato un lavoro di schedatura tecnica che appunto abbiamo potuto intraprendere, innanzitutto grazie alla contribuzione pubblica, perché qui ci sono dei fondi regionali che ci hanno consentito di pubblicare questo lavoro che altrimenti non saremmo stati in grado di confezionare, quindi un ringraziamento alla Regione di Venezia Giulia e alla collaborazione appunto dei due curatori, due tecnici che hanno fatto un lavoro completo di schedatura che appunto oggi andiamo finalmente a presentare. Io da critico ho seguito con piacevole stupore i corridoi dell'ITIS animarsi di colori e di pensieri e di fantasia, e ho scoperto tra l'altro che anche le residenze, questo mi ha colpito moltissimo, sono arredate con opere di artisti non solo triestini ma spesso di valenza internazionale. Ecco, questo nuovo passaggio verso l'arte come è avvenuto? Questa è una struttura protetta che gli anziani scelgono come la loro casa. E allora, tutti noi a casa nostra abbiamo dei compendi di arredo, degli oggetti che ci sono cari, dei quadri che in qualche maniera allietano, colorano, ma ci consentono anche di fare delle riflessioni. Ecco, noi credevamo che questo potesse dare molto alla qualità della vita dei nostri ospiti, quindi dei nostri anziani, ma anche degli operatori che lavorano ogni giorno all'interno di queste pareti. Quindi il concetto proprio di andare a dare colore, a toccare l'anima. E poi c'era l'esigenza di tanti artisti di avere spazi a disposizione, spazi gratuiti ma decorosi, e quindi abbiamo voluto rispondere anche a questa esigenza degli artisti. Devo dire, noi abbiamo lanciato un input di disponibilità. Gli artisti hanno risposto con grande cuore, perché donare le proprie opere per un artista è una cosa significativa sul piano umano, così ci si prepara una propria creatura, ma la si rende fruibile agli altri. Ecco, non avremmo potuto fare tutto questo se non avessimo incontrato la disponibilità di associazioni, arte e cultura, Juliet, Associazione Iniziative Culturali Z04 e tutti gli artisti che non posso nominare perché sicuramente dimenticherei qualcuno tra tutti quelli che hanno donato, però il ringraziamento va veramente a tutti loro per aver reso possibile la prosecuzione, quindi, di questo work in progress che continua ad evolversi, come si evolve l'attività all'interno dell'ente e come si evolve la città intorno a noi. Un'altra chicca è strettamente legata alla bellezza della mostra sono le cartoline con annullo filatelico che voi troverete nella sala della mostra. Sì, prima di andare appunto a scoprire un po' il percorso che ha portato a questo studio, a questa ricerca profonda che c'è e complessa dietro a queste opere d'arte, le donazioni non si sono mai interrotte in realtà, questo è bene ricordarlo, magari quelle dell'arte hanno avuto dei momenti di buio, ma il sostegno reciproco non si interrompe. E oggi le donazioni ci sono, probabilmente seguono percorsi e modalità diversi da quelli del passato, perché una volta c'erano le grandi famiglie che donavano effettivamente risorse ingenti, ma ci può essere anche il piccolo contributo di ognuno di noi, e quindi abbiamo pensato a queste cartoline che raffigurano alcune delle opere d'arte che poi andremo a scoprire,
cartoline che possono essere ritirate da ciascuno di voi dietro una semplice offerta libera. C'è la cartolina, c'è l'albero filatelico che ricorda questa data del 29 giugno e c'è su già pronto per la spedizione anche il francobollo della festa dei nonni, per ricordare sempre quella che è la funzione appunto del nostro ente, l'attenzione agli anziani, in particolare agli anziani non autosufficienti che hanno bisogno di cure professionali di qualità che questo ente oggi è appunto in grado di dare. Passiamo ora agli studiosi, autori, dicevo prima, della prima catalogazione scientifica delle opere d'arte dell'ITIS. Daniele Danza alla mia sinistra e Matteo Gardogno alla nostra destra. Il primo hanno lavorato in simbiosi, ma il primo si è occupato, come accennavo prima, soprattutto della parte antica, mentre Gardogno con particolare attenzione alla parte moderna e alle statue. Sono due studiosi dell'Università di Trieste, appartengono al Dipartimento di Storia ed Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia e sono collaboratori stabili della prestigiosa Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Inoltre sono molto noti a Trieste per aver realizzato le monografie per la Fondazione CR Trieste, Danza per Vittorio, scrivendo un bellissimo libro su Vittorio Colaffio, e Gardogno su Giuseppe Parison. Sono quei libri bianchi che voi sapete che la Fondazione dedica, credo ormai da 12 anni, credo, a una decina d'anni, ai maggiori artisti triestini scomparsi. Danza, e come si è sviluppato questo lavoro di documentazione del patrimonio dell'ITIS? Noi abbiamo catalogato quasi 200 dipinti, abbiamo catalogato, studiato e riprodotto quasi 200 dipinti e una cinquantina di sculture. E tra questi dipinti ci sono delle eccellenze vere e proprie. La collezione poi copre un arco temporale anche molto vasto, perché si va dalla tavola cinquecentesca di scuola veneta, passando per alcune importanti firme della pittura veneziana del 600, c'è un autoritratto di un pittore napoletano del 700, poi la parte del Leone, per certi aspetti, la fa l'Ottocento triestino con Berruga, Grimani, e giungendo poi fino agli artisti contemporanei. Quindi una collezione di tutto interesse in una realtà istituzionale triestina che certo non potrà concorrere con le grandi realtà museali triestine, però a livello istituzionale credo sia una delle collezioni più interessanti. E per quanto ci riguarda posso dire che il catalogo, nella fattispecie, perché noi oggi qui presentiamo la mostra, ma anche il catalogo in qualche misura, abbiamo cercato di seguire così questo orientamento e quindi l'abbiamo suddiviso in nuclei tematici, no? O meglio, è stato impostato a livello cronologico. E poi suddiviso in nuclei tematici che ben, a mio giudizio, come dire, rispondono a quella che è la collezione stessa, no? Gardogno, e le chicche, le sorprese, le bellezze della parte moderna, contemporanea? Beh, per quanto riguarda le sorprese, devo dire che ne sono emerse molte. Direi che fondamentale, al di là delle firme più famose, appunto come quella di Veruda, perché ricordiamo di Veruda non c'è soltanto la fruttivendola veneziana, ma c'è anche uno splendido vecchio che vedrete in mostra, così pieno di sciabolate luminose. Ma, ad esempio, è saltato fuori un ritratto di Isidoro Grumot del 1880, cioè questo artista che pochi conoscono, ma che è morto a 34 anni, un triestino capacissimo, che veniva soprannominato il Gobbo, perché quasi deforme fisicamente, una specie di Elephant Man di Lynch, per intenderci, eppure capace di capolavori totali della pittura, ed è uno degli artisti che prima o poi bisognerà fare giustizia su questo. E così non sono mancate altre sorprese piuttosto sconvolgenti, come ritrovarci davanti a un ritratto di un tale Vittorio Schiavone, un artista che nessuno di noi sapeva e poteva immaginare, che era nato a Trieste e che ha finito i suoi giorni ad Amsterdam nel 1918 e che entrò nel gruppo degli artisti indipendenti olandesi. Questa è la dimostrazione che quando si cerca poi si trova effettivamente. Alcuni dei molteplici episodi delle chicche artistico-storiche si nascondono dietro queste splendide opere della collezione. Ne vogliamo forse ricordare ancora qualcuna? Sì, per quanto riguarda, io mi sono occupato prevalentemente della parte antica, no? Come si diceva, quindi devo dirvi che la
la maggior parte dei dipinti qui custoditi, riferisco a quelli appunto del 500, del 600, del 700, non erano attribuiti, o meglio, recavano compulsione delle carte d'archivio, insomma si vede come questi dipinti recavano delle attribuzioni vaghe a un anonimo pittore veneziano, anonimo pittore del 600, o altrimenti delle indicazioni di paternità evidentemente errate. Qualche opera, devo dire, Enrico Lucchese ad esempio, era già stata importata al suo pennello d'origine, ma per le altre abbiamo dovuto operare un lavoro proprio di ricerca vera e propria per cercare di recuperare l'identità dell'autore. Tra i vari dipinti ce n'è uno che è presente in mostra, che mi è particolarmente caro, che raffigura le sofferenze di Giobbe e che noi in questa occasione abbiamo riportato nell'ambito del pittore veneziano del 600 Giovanni Antonio Fumiani. La mostra proseguirà fino al 29 settembre e sarà supportata e sottolineata da vari eventi collaterali. Io vi accenno solo a due che mi sono fatte venire in mente io. Uno avrà luogo venerdì 7 settembre alle 19 e si ripeterà una cosa che avevo già fatto per Michelangelo Guacci, per la mostra su Michelangelo Guacci, cioè l'arte raccontata attraverso la musica. Una visita guidata alla mostra che verrà raccontata attraverso brani musicali ispirati alle opere esposte dal soprano Ilaria Zanetti e dall'artista Teodora Teomasi, musiciste giovani ma dalle prestigiose frequentazioni concertistiche internazionali. Interverranno naturalmente, oltre al presidente, i curatori Danza e Matteo Cardonio, e seguirà, come più tardi oggi, un brindisi. E ancora un finissage: sabato 29 settembre ci sarà un incontro tra alcuni giovani artisti emergenti e i curatori, sempre Danza e Cardonio, sul rapporto tra arte del passato e arte contemporanea alla luce delle opere esposte. E infine, alle 19.45, ITIS, le storie esemplari, testimonianze in diretta degli ospiti ITIS emersi con successo nella società e esempi di particolare bontà e generosità all'ITIS ieri e oggi, per finire con una nota positiva in questo mondaccio. Passo ora la parola al Presidente. A questo punto io direi che ci possiamo incamminare insieme a vedere, a visitare velocemente il Pantheon, dove ci sono le statue dei nostri benefattori, perché quello è sempre aperto, quindi potete venire a vederlo e a visitarlo quando preferite. Rapidamente quindi passeremo davanti al Pantheon e andremo verso la saletta dove sono allestite queste 30 opere, dove magari appunto i due curatori Danza e Cardonio magari ci illustreranno in particolare qualche dipinto, magari qualche opera che gli è piaciuta di più.